Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Siamo con Giuseppe Mattioni e a questo punto la domanda non sorge spontanea. Prima cosa, chi è oggi Giuseppe Mattioni, ma soprattutto come lo designeresti come un personaggio a tua scelta, a tua fantasia? Io sono Giuseppe Mattioni, sono un disegnatore di fumetti. E che personaggio sono nel mio immaginario? Nel fumetto sono Zanardi, ho cambiato, vedi? Sono quello di Andrea Pazienza, perché nel fumetto puoi essere chi te pare. E Zanardi è cattivo, bastardo, io non lo sono, per cui almeno nel fumetto mi immagino così. Sei passato da Spider-Man all'ultimo fumetto che in questo istante dal 2013 stai disegnando. E a questo punto quale differenza c'è tra i due personaggi? Valuta che Dragonero è nato nel 2007, il primo Dragonero, poi nel frattempo tra il romanzo a fumetti e la serie a fumetti di Dragonero c'è stato l'intermezzo di Spider-Man. Per me è la stessa cosa, cioè nel senso disegno cose eroiche, di avventura o fantasy o supereroistiche, è la mia tazza di tè, diciamo. E preferisci utilizzare il bianco e nero oppure in caso in cui è anche interessante il colore? Allora, valuta che come disegnatore di fumetti prediligo il bianco e nero, ma siccome mi è capitato anche di dover fare le copertine della serie e adesso sto lavorando come copertinista, chiaramente ho approcciato anche al colore e devo dire che è un altro mondo e altrettanto interessante, insomma. E un consiglio intanto che daresti a un giovane? A un giovane che vuole fare fumetti? Disegna. Non molla la matita, quella è la cosa importante. E poi se ti capita un contatto con qualche professionista che ti può dare dei consigli, quella è la cosa che fa la differenza, insomma. In questi giorni che si incontrano tanti ragazzi, tanti giovani che oltre che chiedono il disegno ti si approcciano vedendo ammirati e vedi le loro facce che sono stupite o comunque sorprese e contente neanche con gli occhi, che sensazione proprio in quel caso? È una bella carica, insomma, fa molto bene, facciamo questo lavoro anche per quello, perché lo facciamo per intrattenere e quando c'è un ritorno positivo ancora meglio, no? Vedere dei ragazzi, riuscire ad appassionare dei ragazzi, noi tutti prima di essere disegnatori siamo stati appassionati lettori di fumetti, quindi chiaramente riuscire a portare avanti questa passione anche nelle generazioni più nuove è un bel successo, insomma, è una soddisfazione. E l'ultima cosa, vediamo che tu lavori col fatto che il schema del Bonelli classico, cioè i quadrati, mentre il manga giapponese tende ad essere fuori schema, preferisci che disegnare in l'uno o nell'altro modo? Guarda, io in realtà ho cominciato a fare Dragonero con la chiara intenzione di rompere la gabbia Bonelli, quindi in Dragonero come poi negli altri fumetti come Spider-Man così, la gabbia che noi riconosciamo nel fumetto Bonelli non è mai stata rispettata appieno, quindi chiaramente preferisco la gabbia libera. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata.